Di nuovo ben trovati ragazzi, di nuovo ben trovati a tutti voi da Manuel, questo è il bar del calcio, vi mando un abbraccio e soprattutto partiamo subito con la nostra intro. Allora ragazzi, vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione a questo video, ma anche a tutti gli altri video, dateci un'occhiatina perché è importante, ve lo dico proprio sinceramente, è importante. State proprio sintonizzati, leggete, ci sono tante informazioni, perché spesso quello che uno ha sotto gli occhi è provato, ecco perché vi rompo le palle tutte le volte, o lo trascura o non lo considera proprio. Guardate ragazzi, succede spessissimo, secondo me voi stessi ne siete testimoni, questa è una cosa che succede spessissimo. Detto ciò, vado subito a leggere insieme a voi una considerazione importante. Vediamo un po' a che punto la nostra maturità, il nostro evolverci ci porta avanti in questo discorso. Quindi vado a leggere insieme a voi una bella constatazione che il nostro Giovanni Tocchi va a fare in questo modo. Ciao Manuel, sempre Forza Lazio e raccomando, sempre uniti anche quando, come tu dici, si potrà anche perdere. Questa è una considerazione che mi dà uno spunto per parlare del nostro amico Giovanni Tocchi, che saluto. Allora, innanzitutto grazie Giovanni. Lo dico sempre, no? Bello quando le cose vanno bene, eh? E quando vanno male? Quando vanno bene siamo tanti, quando vanno male siamo sempre i soliti pochi a voler bene alla nostra Lazio. Ringrazio Giovanni che fa riferimento a una parola che noi laziali dobbiamo imparare a valorizzare. Raga, unità. E nell'ambiente Lazio la parola unità è cosa molto rara. Nell'ambiente Lazio nascono spontanee le prese di posizione, nasce spontaneo criticare comunque, nasce spontaneo puntare sempre il dito verso qualcuno, nasce spontaneo portare avanti il più possibile la propria presa di posizione, indipendentemente che faccia del bene o del male alla squadra che dice di tifare. Nell'ambiente Lazio credo che regna il detto storico dividi e impera. C'è poco da fare, è andato de fatto ragazzi. L'ambiente Lazio raramente è stato tutto compattato, ecco il sole, ecco, raramente è stato compattato e unito. Giovanni Tocchi si porta avanti nella sua riflessione, dimostrando grande intelligenza, ma mandando un messaggio importante a chi? Ai più giovani, ai giovanissimi. Ora nel mio caso sarebbe bello pensare che quello che dice Giovanni valga per tutto il globo del tifo laziale. Io invece mi voglio tenere un pochino sulle mie, e nello specifico parlo a noi del bar del calcio, alla nostra community. Giovanni è uomo navigato. Giovanni, come tanti altri laziali navigati, è uno che conosce l'ambiente Lazio, sa come sono fatti mediamente i tifosi della Lazio. Giovanni sa che la Lazio che abbiamo ammirato fino ad oggi è impossibile che possa durare per tutta la stagione, perché raga, senza timore, lo dico, senza paura di essere smentito, addirittura vado proprio a forzare la mano, se qualora la Lazio durasse così per tutto l'anno, la Lazio vince il campionato e vince l'Europa League. Ma noi siamo abilissimi a rimanere coi piedi per terra, no? Quindi sappiamo bene che non accadrà mai questo, nessuna di queste due ipotesi. Possiamo sperare nell'Europa League,
sempre una speranza, eh? La natura delle cose, giovanotti, ascoltatemi, ascoltateci, è che la Lazio fisiologicamente, come accade anche a tutte le altre squadre, tranne poche eccezioni che sono le rose, quelle ricche, quelli che hanno due o tre rose, che quindi il calo di forma di un giocatore non lo sentono perché ne mettono uno più forte dentro, eh? Nella Lazio non è così. Possiamo augurarcelo, possiamo sperarlo, possiamo sperare in quello che io definirei un autentico miracolo dei Baroni. Un autentico miracolo. Ma è fisiologico, ahimè, che arriveranno momenti difficili, momenti in cui la Lazio arrancherà, perché la Lazio ha una rosa corta, cortissima, soprattutto a centrocampo, per merito della meravigliosa accoppiata Lotito-Fabiani. Ecco, arriveranno momenti difficili ed è lì allora che noi tifosi dovremo dimostrare, quantomeno nella nostra community, la forza, perché ci vuole forza, di essere maturi, di dimostrare di aver fatto uno step mentale, una crescita, uno step che sta a indicare una crescita mentale, essere uniti a sostenere la nostra Lazio, uniti nelle difficoltà. A parte che essere uniti nelle difficoltà, amici miei, è la cosa più bella. Quando c'è la difficoltà e sai che al tuo fianco c'è uno che te, no che te dà la pacca sulla spalla, ma che te la prende con forza, che ti sorregge, è pronto a reggerti, e tu pronto a sostenere e a reggere quello che c'hai a fianco a te. Farsi forza, convivere nella difficoltà. Il tifoso quando perde soffre, raga, c'è poco da fare. Chi non vive il calcio non può sapere, ma un tifoso quando perde sta male, soffre. Io da giovane non ci dormivo la notte, ragazzi, così come non dormivo la notte prima della partita, che potesse il derby o potesse Lazio, Lazio-Velletri, con tutto il rispetto per gli amici dei Velletri, io non ci dormivo la notte. Per quanto era l'adrenalina, quanto era l'attesa di vivere una partita. Così come stavo malissimo quando perdevo, ma proprio male. Il lunedì, ragazzi, per me, tornare a scuola, stavo male, ma stavo proprio male, lo vivevo con... Ma tutti noi, no io, tutti noi la vivevamo, credo abbiamo vissuto così la nostra Lazio. Quindi il laziale la vive male. C'è poco da fare, il laziale vive, il tifoso vive male quando perde. Ma dobbiamo crescere, maturare. E visto che la cosa bella di questo mio canale è che c'ha perché io so pure l'età vostra, eh? Un giorno magari farò pure un video su questa cosa qui. Io so le fasce di età che ci seguono, le so. E la maggior parte di coloro che ci seguono hanno una certa età, quantomeno stanno intorno ai 50 come me. Dobbiamo essere bravi a fare quello che ha fatto Giovanni, ed è per questo che io gli do peso, gli do importanza e gli dedico un video a quello che ha detto Giovanni, perché a me il tifoso laziale mi sta a cuore, è la cosa più importante, più della Lazio stessa. Prendetemi per matto, ma per me conta più il tifoso laziale che la Lazio stessa. Lo penso davvero così, raga, mi dovete credere. E allora, caro Giovanni, io ti ringrazio di cuore, perché mi hai dato davvero l'opportunità di invitare i giovani della nostra community ad essere forti. Adesso godetevi questo bel momento, perché la Lazio è sicuramente, questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio, una delle più belle sorprese di questo, e anche inaspettate, ragazzi, pure per noi tifosi stessi, una delle belle sorprese di questo inizio di campionato. Ma non sarà sempre così,
non sarà sempre così. Quindi pronti anche alle difficoltà, pronti ad essere uniti, a stringerci. E vi sto per dire una cosa, mi rendo conto che per i più giovani può essere difficile da comprendere. Essere felici di vivere le difficoltà della nostra Lazio stando insieme, facendoci coraggio, dandoci forza. È un concetto molto forte questo, ragazzi, che soprattutto ai giorni d'oggi è decontestualizzato al 100%, ma è un aspetto fondamentale. Teniamo a mente la riflessione che ha fatto Giovanni, che può sembrare un commento superficiale, ma spero in questo video di avervi fatto capire che tutto è tranne che superficiale. Vi mando un abbraccio forte, forza Lazio a tutti, e soprattutto dopo che ho fatto questo video, ve lo dico proprio di cuore, io vi voglio bene. Ciao a tutti ragazzi.